Grazie Presidente. Il precariato è logorante, logora la stima di te stesso, la fiducia in te stesso, la voglia di lottare, la voglia di costruire. Costruire in modalità precario vuol dire scavare in riva al mare. Non sai mai quando arriverà l'onda che cancellerà tutta la strada che hai fatto. Questa è una delle tante testimonianze, delle tante storie di vita, di una vita condotta appunto da precario. Ma entriamo nel merito delle modifiche apportate dal Senato. Iniziamo dalla premessa, dall'articolo 1. Adesso si fa riferimento alla previsione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente. L'inganno semantico delle parole continua. Contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti, è un ossimoro, perché con un periodo di prova lunghissimo, tipo 3 anni, senza tutela e garanzia, potrai essere licenziato senza problemi. Il tempo indeterminato è la solita carota ormai moscia davanti all'asino. E lo spacciate per punto di arrivo per illudere i cittadini e tenerli buoni. Usiamo i termini giusti, per favore, e smettiamola di ingannare gli italiani. Chiamatelo invece contratto superprova di 3 anni. In verità sapete benissimo che a ciò non si arriverà mai, perché un lavoratore passerà la sua vita lavorativa nel groviglio di proroghe, rinnovi e speranze. Questa è criminalità politica. Speculare sulle speranze degli italiani è criminalità politica. E poi, sempre in premessa, si cita, vista la direttiva europea 77 del 90, ma non penso proprio che la direttiva l'abbiate vista, oppure siete affetti da cecità parziale. Questo decreto è illegittimo, perché in palese violazione proprio della normativa europea e incentiva il ricorso all'abuso selvaggio del contratto a termine. Pronta dall'Unione Europea una multa di almeno 10 milioni di euro da comminare all'Italia per abuso dei contratti a termine per coprire esigenze di lavoro continuative. E pronte anche altrettante denunce che i cittadini potranno inviare all'Unione Europea per violazione della direttiva, con la richiesta che la multa di 10 milioni di euro se la paghino Renzi, Poletti e Sacconi. E poi dal Senato è comparsa la sanzione amministrativa in caso di sforamento del tetto del 20% dei contratti a termine. Salutata dal senatore giuslavorista, professorone Ichino, come grande innovazione al posto della classica e noiosissima conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Una magnifica idea di criminalità organizzativa. Con una piccola sovratassa ti compri la licenza di licenziare. Si trattano i diritti dei lavoratori alla stregua del canone RAI, con la sovratassa. Vergogna, perché i diritti dei lavoratori non sono mai monetizzabili. Con questo decreto si destruttura completamente il mercato del lavoro e tutto sarà permesso perché non si infrange più nessuna legge, dal momento che non me ne saranno più di leggi a tutela dei lavoratori. È chiarissimo che questo decreto è la trasposizione normativa dell'accordo Expo Sindacati. Siglato il 23 luglio 2013, con la solita compiacente, servile, triplice CGIL, CISL, UIL, che si è prestata a fare del modello Expo un modello di contratti di lavoro da esportare a tutti i settori. E sì, l'Expo 2015 è proprio un bel modello politico da seguire, un esempio di neo-tangentopoli del nuovo millennio, nel più classico revival della Milano da bere e da rubare. Bottino Craxi in confronto era un educando. Ma che ci avete nelle mani? I magneti che qualsiasi cosa che vi passa sotto le mani vi rimane attaccata? E sempre il luminare Ichino ha detto che questo decreto imprimerà uno shock positivo sul mercato, un aumento sensibile del numero delle assunzioni. Sì, ma di quelle precarie, però. Non si creano i posti di lavoro con decreto sui contratti. Se si lascia che le aziende delocalizzino, se si permette che in Italia si vada in pensione a 70 anni. Altro che shock, altro che spinta all'occupazione. Questo decreto la spinta la dà al lavoro precario, questo decreto la spinta la dà nel lato B dei lavoratori. Sempre l'illustre Chino ha detto, mentendo, che in questo decreto si muove secondo il modello della flex security, oggetto delle raccomandazioni ripetutamente rivolte negli anni recenti dall'Unione Europea agli Stati membri. Un modello che implica la coniugazione del massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza professionale ed economica delle persone coinvolte. Ah sì, professor Ichino, e dov'è questa rete di protezione sociale? Dov'è il reddito di cittadinanza per poter sostenere questo modello flessibile?
Non c'è, è il Movimento 5 Stelle che lo propone e voi non lo volete istituire. L'unica cosa che avete reso flessibile è il cittadino lavoratore, che si dovrà piegare ancora di più al ricatto del lavoro, che si dovrà inchinare per supplicare la proroga del contratto. Ebbene, l'effetto congiunto tra lavoro precario, versamenti previdenziali a intermittenza e riforma pensionistica con sistema contributivo hanno già innescato il timer della bomba sociale. Una generazione, quella precaria, che riguarda 5,4 milioni di persone. Sono gli appartenenti alla flex insecurity, cioè il contrario della flessibilità sicura del Nord Europa. Almeno si detassassero le assunzioni a tempo indeterminato e si facessero retribuire di più i contratti precari. Questa era la nostra proposta, l'indennità di precarietà. Ma senza una certa stabilità e con l'ansia della precarietà si alimentano soltanto le incertezze e non è possibile ottenere la partecipazione dei lavoratori. E senza questa il sistema dell'impresa finirà prima o poi per incepparsi. I giovani vivranno alla giornata, non ci sarà più risparmio, non ci sarà più uno stato di comunità capace di mettere da parte la ricchezza. Se ancora non siamo tecnicamente falliti è grazie alla cultura del risparmio dei nostri nonni e dei nostri genitori. E ora ci vogliete togliere anche questo. Si ridurrà la capacità di spendere delle nuove generazioni, che andranno sempre più a fare acquisti nei grandi discount in mano alle multinazionali straniere. E perché si guarderà l'economicità del prodotto e non più la qualità. Così si andrà definitivamente perdendo e distruggendo la piccola e media impresa italiana a conduzione familiare e i nostri prodotti di qualità, la nostra impresa artigiana, a favore delle multinazionali straniere. Vi ricordo che i cognomi degli italiani derivano dal lavoro, dai mestieri, dal saper fare, dalle botteghe artigiane che voi state distruggendo. I fabbri, i ferrari, i molinari, i vaccari, i massari, i medici, i muratori, i fornaciari, i sartori, i borsari, i calzolari, i macellari. E oggi, ai tempi di Renzi, che cognome avremmo? Precari, prorogari, de schiavis. Ma noi l'abbiamo capito a cosa serve questo decreto. È di nuovo Ichino a spiegarcelo. Finalmente ci siamo adeguati agli standard internazionali. E già, invece che esportare noi il nostro stato sociale e di comunità proprio di un paese civilmente avanzato, ci state facendo importare i modelli sociali a tutela zero dei paesi dell'Est Europa, con paghe da miseria e un mercato del lavoro senza più tutele. Con questo decreto Renzi ubbidisce agli ordini delle grandi multinazionali straniere che arriveranno invogliate dalle vostre proposte di lavoro a tutela zero, in continuità perfetta con il piano Destinazione Italia di Letta per attrarre investimenti dall'estero. Ovvero state destinando l'Italia e tutte le sue aziende strategiche in mani straniere. E dietro le delocalizzazioni vi sono precise strategie economiche che mirano a spostare la produzione in altri paesi per trovare condizioni più precarie dei lavoratori, sia in termini di salario che di tutele, in modo da tenere basso il costo del lavoro. All'interno dell'Unione Europea questo fenomeno si chiama dumping sociale e sta diventando la causa per cui i vari governi stanno portando avanti gli attacchi scellerati ai lavoratori, contribuendo a creare una vera e propria lotta tra poveri. Ed è proprio questo che Renzi sta combinando in Italia. Dietro queste strategie ci sono le attività di lobbying di molti imprenditori che se non considerano vantaggiosa la fiscalità in patria, spingono gli stati ad applicare pratiche di dumping fiscale e sociale. Siete degli irresponsabili, ci avete fatto diventare una colonia delle superpotenze da depredare a piacimento. Ma ora anche il Fondo Monetario Internazionale interviene, perché non è mai saggio e non gli basta più agire solo sul cuneo fiscale. Adesso vuole che l'Italia superi il nanismo delle sue aziende con riforme strutturali che incoraggino gli investimenti dall'estero. E come? Attraverso fusioni e acquisizioni anche da compratori non italiani, di imprese spesso rimaste a conduzione familiare e non quotate. È questo che vogliono. Vogliono i nostri asset strategici, le nostre migliori industrie. Ci stanno sopra come gli avvoltoi sugli animali morenti. Tutto studiato, strategia industriale internazionale. È l'Europa della Troica. La Troica ordina Renzi, Berlusconi e Napolitano e seguono. Mal consigliati in questo senso dal ministro delle sciagure Padoan, definito dal premio Nobel Krugman l'uomo dai cattivi consigli. E allora,
Presidente, mi permetta di rivolgere un invito ai colleghi degli altri partiti. Mandate tutti in Libano.